film, che forse molti di voi avranno visto, Iron di Richard Thorpe, ed è un film del 1953. In quel periodo furono realizzati tre film sul mondo della cavalleria, tant'è vero che si denominano la trilogia della professore di Richard Thorpe, cioè Iron Man, Cavalieri della Cavalleria Rotonda e l'Arciere del Re. Iron Man e l'Arciere del Re sono tratti da due romanzi di Walter Scott, non a caso, quindi Iron Man e Lurla per l'Arciere del Re. Adesso vi faccio vedere un brano. Il brano è piuttosto lungo, dura 14 minuti, ma lo tagliamo, no? Io vi vorrei fate attenzione all'aspetto figurativo del film, perché di lì si ricava il senso questo tipo di cinema attribuisce al Medioevo. Vorrei farvi vedere insieme con questo, dopo questo, un altro brano di un altro film in cui c'è la stessa situazione di Iron Man, cioè il torneo, un luogo caratteristico del cinema appunto ispirato al Medioevo. Iniziamo dal subito, andiamo un po' più avanti, così arriviamo subito alla sequenza del torneo. No, andiamo da più su. Magari possiamo farlo scorrere dopo, mentre... Sì, qual è il... Questo, no? No, è derivato dalla denominazione. Presente, una volta in combattimento però
e anche qui resta. Immagine così sontuosa, l'indiana, però mi presente quando io dico l'indiana, non penso che ho un certo fatto quando mi sento dire è un film hollywoodiano, come se si trattasse di un'espressione della serie che è un punto fermo nella cultura del Novecento, senz'altro. Ora, questa immagine del Medioevo, questo film citato, è un'immagine edulcorata, è un'immagine che attiene più alla leggenda che alla realtà dei fatti. A questo proposito vi voglio leggere alcune parole scritte da Ioann Gonzinga in quel meraviglioso libro che si chiama L'autunno del Medioevo. E a proposito del mondo cavalleresco c'è un capitolo che è denominato Il sogno di una vita più bella. Che cosa dice? Poesia. Dov'è il mondo più bello che ogni epoca è costretta a vagheggiare? Il terzo sentiero verso il mondo più bello conduce nel regno dei sogni. Se la realtà che regna è così penosa e senza speranze, e la rinuncia al mondo così difficile, coloriamo la vita di un paese di sogni e di luminose fantasie. Litighiamo la realtà con l'estasi, un semplice tema, un unico accordo perché risuoni la fuga serenamente. Basta un accordo gettato sulla felicità fiabesca in un passato più bello, sul suo eroismo e sulla sua virtù, oppure anche basta il giocondo raggio di sole della vita in mezzo alla natura, il piacere della natura. Su questi pochi temi, il tema ironico, quello della saggezza e quello bucolico, si è formata la cultura letteraria dall'antichità in poi. Medioevo, Rinascimento, secolo XVIII, XIX, tutti insieme trovano poco più che nuove variazioni della vecchia canzone, cioè di questi motivi. Io aggiungerei al secolo XVIII, XIX, il secolo XX, appunto, con questo tipo di cinema. Ed eccoci quindi al punto di vista da cui conviene considerare la civiltà della fine del Medioevo. L'avvenimento della vita aristocratica con le forme dell'ideale, la luce artificiale del romanticismo sparsa sulla vita, il mondo camuffato nelle vesti pompose della tavola rotonda, il divano forma di vita, in realtà è troppo grande, la luce è falsa. E questo Gonzinga lo riferiva alla letteratura cavalleresca che coeva a questa fermata storica. Facciamo un piccolo salto cronologico e ci diciamo che questo tipo di rappresentazione ci rimane da noi che stanno vivendo, sono un'aura che niente di scandaloso se 700-800 anni dopo, o forse anche no, 700-800 dopo, secondo questa storia. Adesso parliamo di questa situazione, cioè un torneo, così come fatto in un altro film, questo è un vero e proprio capolavoro. L'Agidotto e Ginevra. Il film è del 1900, è girato in francese, girato da Robert Bresson, regista francese, è uno dei più intransigenti. Quando si parla di cinema come ha servito all'industria e al commercio, ci si dimentica di alcuni registi che, nonostante questa schiavitù, sono riusciti ad esprimere al meglio la loro personalità e a realizzare opere assolutamente originali e fuori della norma. Vediamo quindi questo film, L'Agidotto e Ginevra, che cosa è la storia d'amore di L'Agidotto per Ginevra. L'Agidotto ritorna a un'impresa fallita, ritorno alla corte di